futuro oggi è un tema importante, perché non dobbiamo guardare alla crisi come qualcosa da cui si guarisce, si torna sani e tutto funziona come prima, ma dobbiamo guardarla come una transizione verso un mondo diverso. Diverso perché? Perché è cambiato il modo di fare economia e di produrre valore. Ci sono alcuni elementi importanti in questo nuovo mondo che una volta in qualche modo erano marginali. Allora, primo la globalizzazione, cioè sfruttare le differenze di costo e di capacità che stanno nel mondo. Un altro è l'iperconnessione. Tutti noi siamo ormai iperconnessi, cioè viviamo qui ma siamo contemporaneamente in relazione, in comunicazione con qualcuno che sta a 100 km, 200 km, a 1000 km o dall'altra parte del mondo. Un altro modo ancora, che è ugualmente importante, è il fatto che stanno cominciando ad avanzare i robot, quindi le fabbriche ormai sono sempre più robotizzate, quelle che rimangono a noi. Quelle altre vanno in Cina, perché lì il costo del lavoro nelle cose molto codificate è molto più basso. E poi cambia moltissimo il ruolo delle persone, perché il mondo del futuro è fatto di significati, non è fatto solo di beni materiali. E noi i beni materiali acquistano valore se hanno un significato, ma il significato va creato. Come si crea il significato? Attraverso le persone che in qualche modo costruiscono dei mondi che non sono quelli naturali, quelli fisici, ma sono dei mondi di significato, dello stare insieme, la costruzione della società. Ecco qua, nel Friuli, dove c'è tutta questa tradizione dello stare insieme, bisogna riscoprirla questa cosa e trovare delle ragioni di stare insieme che non sono solo la tradizione, ma anche un progetto del futuro che magari interessa il giapponese o il cinese. Questa è la grande sfida.